Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di carboidrati in definizione. È un contesto un po' diverso questo, perché stiamo traslocando, quindi ovviamente mi sono dovuto mettere qua all'aperto. Ci hanno tagliato la luce, quindi logicamente non c'ho luce in casa, per cui ho dovuto sfruttare quella del giorno, quella naturale. Comunque, oggi parleremo di carboidrati in definizione. Quanti carboidrati mantenere, se vanno eliminati, se vanno mantenuti abbastanza alto, quali sono le diverse strategie, eccetera. Prima di iniziare, ci tengo a dirlo come sempre, se siete nuovi su questo canale, questo è un canale di bodybuilding puro, diciamo tra virgolette di alto livello, semplicemente per il fatto che sono un preparatore agonistico di bodybuilding, seguo professionisti amatori, quindi tutto quello che riporto su questo canale logicamente si basa sul mio punto di vista, sulla mia esperienza e soprattutto sul mio settore, quindi non riguarda tutte le persone che vogliono fare bodybuilding just for fun. Non cerco like, followers, né tantomeno di andare di moda, perché non vi darò assolutamente delle strade facili da seguire, o quantomeno non vi darò necessariamente delle strade facili, quanto piuttosto delle strade efficaci. E detto questo, partiamo con il video. Quanti carboidrati? Allora, sostanzialmente ci sono due grandi strategie che sono sempre state utilizzate nella storia. La prima, diciamo, nasce negli anni 90-2000, quando si cercavano comunque, e nel bodybuilding agonistico si cercava di raggiungere dei tiraggi veramente veramente estremi, ed era quello di eliminare praticamente del tutto i carboidrati. Quindi Kevin Levron, che parlava di stare settimane e settimane a merluzzo ed acqua, e atleti che veramente ti parlavano di stare per molto tempo a carne d'acqua per preparare quella condizione per arrivare a quel tiraggio. In generale il drop, lo scarico pesante di carboidrati, è qualcosa che da un punto di vista di proprio tiraggio muscolare dà sicuramente dei benefici, perché poi da un punto di vista di compartimentalizzazione dell'acqua ci porta a perdere sicuramente molta acqua, e quindi l'efficacia c'era. Ora, la problematica principale è che molto spesso ci si presentava sul palco che si era tendenzialmente abbastanza vuoti, e il problema principale era anche che periodi molto lunghi senza carboidrati ci portavano a perdere affinità con l'glucosio, andare in uno stato di stress, di sovrainfiammazione, che ci faceva entrare in una situazione di scarsa sensibilità insulinica, paradossa tra virgolette, ossia ok, tolgo i carboidrati, però non ho benefici da un punto di vista di sensibilità insulinica, ma sul lungo periodo vado a peggiorarla. Quindi da questo punto di vista, se si andava a inserire una ricarica o dei carboidrati per riempirsi sotto gara, si diventava delle palle d'acqua, si rompeva in modo molto forte una certa omeostasi e il corpo si infiammava. Da qui tendenzialmente è nata la soluzione, nelle ultime settimane sotto gara o comunque a ridosso della competizione, inserire delle ricariche un po' più blandi con l'utilizzo di insulina esogena. Quindi si rimediava a questo discorso semplicemente aggiungendo dell'insulina esogena, proprio perché c'era una scarsa affinità con l'insulina, quindi ci si bombardava, i carboidrati venivano schiaffati in maniera molto efficace all'interno del muscolo e bene o male una certa condizione sul palco si raggiungeva. Poi, come mi disse una volta Filippo Massaroni, quando facevano il doppio bicipite magari uno cascava e cascavano a domino tutti quanti, perché erano completamente cotti da periodi di deprivazione di carboidrati molto lunghi. Detto questo, ovviamente c'è stata una risposta da un punto di vista di pratica, proprio di preparazione alla gara, e come spesso avviene la risposta ha portato all'estremo totalmente opposto, ossia si è iniziato a dire ok, però i carboidrati possono essere inseriti per raggiungere quegli stessi tiraggi, anzi ci permettono di dare una certa esplosività, e quindi automaticamente si facevano preparazioni con carboidrati a palate veramente in mondo, al punto che da che prima faceva figo dire cavolo sono stato a merluzzo e acqua per settimane e settimane, da là sembravi un deficiente se stai a merluzzo e acqua, e sei un figo se dici cavolo sono stato in gara, sono salito con 700-800 grammi di carbo. Quindi come al solito da un estremo all'altro. Il problema principale delle diete high carbs, che sono diete che comunque vuoi non vuoi sono abbastanza caloriche, perché comunque veramente si andava sempre al rialzo, e soprattutto andavano a richiedere di veicolare questi carboidrati, utilizzarli, quindi sostanzialmente queste preparazioni comportavano che gli atleti stessero a NEAT molto alti, quindi tendenzialmente sopra i 20.000 passi al giorno, molto cardio, quindi anche un'ora di cardio al giorno, e allenamenti molto voluminosi, anche 6 o 7 volte a settimana. Quindi sostanzialmente mangiavano tanto ma si muovevano tanto, e questo non vuol dire logicamente avere una buona affinità con i carboidrati, quanto piuttosto semplicemente avere un bilancio energetico che è sempre tendenzialmente in deficit. Quindi era un po' un escamotage, giusto per il gusto di dire di stare ad alti carboidrati, però sicuramente l'effetto positivo era che il muscolo veniva svuotato e riempito di carboidrati,
quindi c'era una buona affinità con gli stessi sul lungo periodo, e quando si andava sotto gara sicuramente si riusciva ad ottenere un effetto molto pieno. Il problema è che anche in questo caso si andava in una situazione di overreaching, tale per cui molti atleti erano delle botti d'acqua sotto gara, perché perdevano sensibilità insulinica per il fatto che erano sovrastressati, c'è una situazione di infiammazione subclinica, e quindi, come al solito, il troppo stroppia. Quindi, da qua arriviamo al punto: carboidrati in definizione sì, ma in medio stat virtus, e cerchiamo di capire quindi come inserirli. Ora, io quello che faccio, quello che consiglio spesso in questi casi, è di immaginare la preparazione in gara come un salto con il paracadute, ok? Arriviamo a 10, 15, 20 mila metri d'altezza, ora non so esattamente a quanto ci si lanci col paracadute, sparo, se qualcuno si lancia col paracadute scriva qua sotto quale altezza ci si lancia, e è una cosa che sicuramente voglio fare. Comunque, al di là di questo, abbiamo due principali fasi, una prima fase di caduta libera e una fase in cui si apre il paracadute, ok? Ora, logicamente, che cosa succede? Che se io il paracadute lo apro troppo tardi, mi schianto al suolo, comunque mi faccio male. Se il paracadute lo apro troppo presto, sto sostanzialmente un'ora in aria a scendere, quindi prolungo troppo una situazione che non dovrei andare a prolungare. È la stessa cosa se io i carboidrati o comunque l'input calorico lo vado a inserire troppo tardi, allora non faccio in tempo a riempirmi e andare in gara. Se invece un certo up calorico lo vado a tenere troppo presto, allora la preparazione mi dura troppo tempo. Però comunque abbiamo queste due fasi di caduta libera, ossia una fase di forte deprivazione e una fase di tamponamento che mi permette di arrivare un po' più pieno in competizione. Allora, iniziamo con la prima fase di caduta libera, una fase in cui sostanzialmente dobbiamo creare un deficit calorico progressivo, scendendo di carboidrati, di grassi, però in particolar modo di carboidrati. Questo perché andiamo a creare e poter sfruttare successivamente un effetto di rebound in cui il muscolo viene privato e avrà poi una forte sovracompensazione del glicogeno muscolare. Quindi, se non arriviamo al punto di perdere sensibilità e affinità col glucosio, possiamo sicuramente sfruttare un buon effetto rebound. Quindi vogliamo comunque deprivare e svuotare il muscolo di glicogeno muscolare. Quindi questo per quanto riguarda la prima fase. Diciamo che orientativamente, se possiamo parlare di una preparazione che dura 16 settimane, possiamo distinguere in blocchi da 8 settimane, quindi le prime 8-10 settimane sono di caduta libera, le ultime 6-8 settimane sono di in cui apriamo il paracadute. Ora, scendiamo quindi gradualmente. Quanti carboidrati arrivare? Questo è molto soggettivo, perché ci sono atleti che si svuotano molto facilmente, in cui non possiamo scendere per esempio sotto i 300 grammi di carboidrati anche in questa prima fase di caduta libera. Ci sono atleti che invece riescono a mantenere una buona pienezza e possiamo scendere anche sotto i 200 grammi di carboidrati, come per esempio nel mio caso. Io, per tirarmi comunque molto bene, almeno in questa fase, devo scendere comunque sotto i 200 grammi di carboidrati come media settimanale. Non dobbiamo preoccuparci di svuotarci troppo, perché di nuovo stiamo in caduta libera, quindi fa parte del gioco, però non dobbiamo svuotarci troppo al punto da perdere tanto in termini di performance. Quindi, se vediamo che per quanto siamo vuoti la performance non tiene, iniziamo a far schifo sostanzialmente in palestra, allora forse è il caso di tamponare un attimo e risalire un filo, perché evidentemente siamo scesi troppo in fretta o comunque siamo scesi troppo. Ok, quindi va bene sentirsi un po' più vuoti, ma questa cosa non deve essere troppo estrema. A questo punto inizia il secondo periodo e le ultime 6-8 settimane, in cui apriamo il nostro paracadute. E come possiamo aprire questo paracadute? Secondo tre differenti metodi. Il primo metodo è quello del refeed, quindi inserire un refeed. Il secondo metodo è quello di fare una carb cycling, e possiamo farla in front loading o back loading. E su questo ho fatto tutta l'introduzione di Vulcano, il nostro programma per la definizione, in cui spiego esattamente come impostare sia il backloading che il frontloading, quindi come impostare la card cycling in queste ultime settimane proprio per raggiungere la nostra top condition. Il terzo ed ultimo metodo è quello di fare una reverse diet. Quindi, per quanto riguarda il refeed, in realtà dedicherò un video che registro tra un attimo, quindi uscirà tra poco un video in cui vado a spiegare nel dettaglio come impostare un refeed, perché impostarlo via discorrendo, però si parla comunque di inserire una o due giornate tra le 400 e le 1000 grammi di carboidrati più o meno. Nel caso del back e front loading c'è un modulo di sostanzialmente ciclizzazione di carboidrati nel corso della giornata, in cui i picchi più alti sono sempre sui 400 fino a 1000 grammi, di nuovo dipende molto dal peso e dal
metabolismo del soggetto, quindi dell'atleta, e infine la reverse diet. La reverse diet è un metodo di preparazione alla gara in cui sostanzialmente da che siamo scesi iniziamo a risalire gradualmente, quindi saliamo di un, per esempio, 50 grammi di carboidrati ogni settimana come media, ma inserendo anche dei refeed possiamo combinare le strategie sicuramente, e questo ci permette pian piano di riaccumulare pienezza, di mantenere la BF così come l'avevamo lasciata, perché l'aumento sarà graduale e nel breve periodo ci sarà una forte ripresa metabolica, e quindi sostanzialmente riusciamo a avere il meglio dei due mondi, quindi arriviamo in gara che siamo sicuramente molto asciutti, però siamo anche pieni e vascolarizzati. Ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda i carboidrati, dedicherò un video specifico a ciascuna di queste strategie sicuramente, in questo modo riesco a entrare nel vivo dell'argomento, perché sono argomenti abbastanza vasti. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo al prossimo video.